Ciao, ciao ragazze e ciao a tutti. Come potete ben notare, il cambio della location, ho questa fantastica parete gialla dietro le mie spalle. Ho deciso d'ora in avanti di girare video in sala perché c'è più silenzio, c'è più calma, c'è anche più luce e secondo me anche l'audio risulta essere migliore perché appunto è una stanza, secondo me, si dice insonorizzata, boh. Comunque l'audio mi pare veramente migliore. Comunque oggi video haul. Sono in compagnia della Lilly, che è proprio qui sulle mie gambe, che sta facendo un riposino. Guardatela. Eccola lì, poverina. Lei è dolcissima. Sì, amore, ciao, tata, ciao, sì. Lei è veramente una cagnetta dolcissima, buonissima ed è anche molto, molto fifona. Comunque, stamattina io e la Susie siamo andate a fare un girettino e ho comprato un po' di cosine. Una cosina per me e tre cosine per la Susie, giustamente. È sempre così. Comunque, incominciamo da H&M, H&M e da H&M ho comprato questo tipo pagliaccetto, vedete? A righe bianche e blu. Lo so, è un pochino maschile, ma io l'ho comprato per in casa, tiene caldo, ha la zip, è molto comodo e ho detto sì, va benissimo per la casa. Infatti è anche un filino grande, tutto così, vedete? Però per stare in casa o da usare anche come pigiamino, secondo me va benissimo. Questo qui costava 18 euro, 17,99 centesimi. Ho preso la taglia 80, cioè 9-12 mesi, perché era l'ultimo rimasto, e l'ho pagato 3 euro. Quindi come pigiama, come tutina per casa, secondo me va più che bene. Poi per 3 euro. Sempre da H&M ho comprato questa bellissima felpina blu con Hello Kitty, col cappellino, i fiocchi di neve, quindi tema molto molto natalizio. Allora, anche questa qui era l'ultima rimasta e questa qui costava 12,99 euro, quindi 13 euro. Ho preso la 74, 6-9 mesi perché veste abbastanza grandino e l'ho pagata solamente 3 euro. Quindi insomma non potevo lasciarla lì. Poi dentro è veramente felpatissima. Cioè guardate, non so se si vede, però è veramente super felpata. E quindi va benissimo per questo inverno. Poi per me mi sono comprata queste mollettine. Quindi due cose per me. Queste mollettine. Io le cercavo totalmente trasparenti, però non le ho viste. Allora ho preso queste qui marroncine e le ho pagate 2,49 euro, prezzo pieno. Queste non erano scontate perché mi voglio fare i capelli così, agganciarli per renderli un pochino più mossi. Poi, altro sacchettino di H&M, non so perché. Sì, perché questo qui l'ho preso l'altra volta, non l'ho preso stamattina. E ho comprato questa bellissima maglietta, ecco, l'ho provata e non l'ho raddrizzata, aspettate che la raddrizzo. È veramente carina, veste molto bene e va benissimo sia in primavera che inizio autunno. È fatta così, voilà, vedete, ha questo colore blu, grigio, bianco. Veste col collo abbastanza ampio e le maniche tre quarti allacciate col bottoncino. Questa maglia costava 15 euro, 14,99 euro, io ho preso la small e l'ho pagata 3 euro, quindi perfetto, va benissimo. E poi sono stata da Pittarello. E da Pittarello ho acquistato queste. Qua dentro non ci sono delle scarpe da donna, come potete intuire dalla confezione mignonna, ma ci sono delle scarpe da bambina. Io non potevo lasciarle lì, costavano 7 euro, prezzo pieno. Erano scontate del 20% e io alla cassa le ho pagate 4 euro. Adesso non so se la commessa che si è sbagliata, perché secondo me lo sconto del 20% dovrebbe essere 5 euro e qualcosa, invece le ho pagate 4 euro.
Come potete vedere, ho preso il numero 24 perché ho fatto un breve conto. Mi sono informata su internet che il piede del bambino dai 0 fino ai 2 anni dovrebbe crescere mezza misura ogni 2 mesi. Adesso la Susanna porta il 20, quindi prossimo giugno, prossimo luglio, prossimo agosto dovrebbe portare un 23 e mezzo, un 24. E quindi ho preso un 24. Ho corso il rischio perché veramente per 4 euro, cioè, ho corso il rischio perché sono bellissime. Ve le faccio vedere. Allora, sono fatte così. Hanno la suola a pallini. Hanno questo coniglietto che non ho ben capito il disegno, un po' scemetto il disegno. Vabbè, questa striscia qui, brillantinata, questo coniglietto. Fragoline ovunque, sono veramente scarpine super super leggere e sono anche molto morbide, come piacciono a me, scarpe leggere e morbide. Hanno lo strappo, quindi volendo se le può mettere anche lei in autonomia, ma hanno una cosa troppo bella. Tutte le volte che la bambina posa il tallone, sentite? Vedete, c'è una piccola pompettina che fa suonare la scarpina. E davvero me ne sono innamorata. Volevo acquistare anche il suo numero di adesso per agosto, però ho detto, non lo so, ero un po' indecisa, di scarpe estive ne ha tante. Ho detto, vabbè, dai, pazienza, prendo solo per la prossima estate. E sono carini, cioè guardate. Sono veramente stupende queste scarpine e non potevo lasciarle lì per 4 euro, assolutissimamente no. Le terrò dentro alla scatola fino alla prossima estate. Ok ragazze, questi sono i miei acquisti di oggi. Io e la Lillina vi salutiamo. Ciao, 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 ciao. Ciao ragazze!